affronteremo è un tema molto sentito da noi grottaferratesi. È un prodotto che ci viene dal cielo, ma purtroppo ce lo fanno pagare a peso d'oro. Parlo di acqua. C'è stato un referendum dove gli italiani si sono espressi e quindi si sono espressi per l'acqua pubblica. Oggi non solo siamo gestiti, ma in malo modo. Le nostre condotte zampillano tutti i giorni. Abbiamo dei problemi idrici notevoli. Oggi abbiamo qui l'onore di avere una giovane donna, ma molto esperta, l'onorevole Federica Daga. Fare la stessa cosa che ti ha detto Roberta, eh? Non di più. Intanto grazie per essere qui e grazie per avermi invitata e grazie delle bottiglie per l'acqua, che è sempre bello vedere al tavolo della presidenza, insomma, non lo fanno in molti. Io mi sono scritta degli appunti perché in realtà la storia dell'acqua è talmente lunga ed è talmente ricca di particolari e di storie locali che non riesco mai a raccontare la stessa storia nei posti diversi dove riesco ad andare a condividere queste informazioni. Quindi mi vedrete leggere il foglietto che stavo scrivendo fino adesso. Iniziamo con il concetto di acqua in quanto madre. L'acqua è madre ed è vita, noi siamo fatti al 70% di acqua e quindi la dobbiamo mantenere, rispettare e garantire per le generazioni future. Il diritto all'accesso all'acqua è un diritto umano universale che è stato ormai sancito dall'ONU nel luglio del 2010. Il diritto umano universale è stato creato nel tempo una delibera comunale che è andata a modificare gli statuti dei nostri comuni, e in alcuni comuni già nel 2008 dove c'è stata una grande campagna dei comitati locali sono stati modificati alcuni statuti. Venne cambiato quello di Torino nel 2008 e in questi giorni una delibera, finalmente anche il comune di Torino ha depositato quella che è una delibera per la ripubblicizzazione della SMAT S.p.A., che è la loro società che gestisce l'acqua dalle loro parti. Partendo da questo, l'acqua rimane è un monopolio naturale. Monopolio naturale per cosa significa? Io non posso sicuramente cambiare gestore, non posso decidere quale acqua bere perché quello è il mio rubinetto e da lì mi posso servire. Quindi rimane ed è un monopolio naturale e su questo ci si fa tanta finanza speculativa. Proprio per questa sua natura, perché non esiste un vero mercato, non essendo un bene di produzione, ma essendo in realtà un bene comune, quindi monopolio naturale. Noi nel 2011 abbiamo vinto un referendum, l'abbiamo vinto con tantissima fatica, ognuno di noi ha partecipato a questa grandissima campagna che è durata per 2 anni, 27 milioni di persone hanno detto una cosa semplice: fuori i profitti dall'acqua e fuori l'acqua dal mercato. È monopolio, non esiste mercato, è un monopolio, non esiste che tu ci fai profitto sopra. Mi devi dare un servizio perché è un mio diritto avere l'accesso all'acqua. Sempre in quell'anno, nel 2011, la Deutsche Bank andava a scrivere una letterina al Ministero dell'Economia e Finanze dicendo questo: caro Stato, i tuoi servizi pubblici locali, cioè più in grande, i temi macro sono l'acqua, i rifiuti e il trasporto pubblico locale, pagano qualcosa come 150 miliardi di euro. Carissimo Stato, vendili, perché ci sono i capitali stranieri che ne hanno tanta fame, perché anche quelli sono in realtà dei monopoli. Non esiste un reale mercato, nemmeno se metti il servizio a gara, perché tu non puoi scegliere da quale pullman farti servire o da quale azienda farti raccogliere la spazzatura. È imposta anche per le leggi che si sono inventati. Quindi un piatto ricco, e oltre 10 anni fa tantissimi cittadini si sono resi conto di quello che stava succedendo nel paese. Hanno alzato la testa e hanno cominciato a raccontare in giro quello che stava succedendo. Le vecchie municipalizzate negli anni 90 sono state trasformate in società per azioni. Sicuramente sono enti magari più gestibili per quanto riguarda le assunzioni,
enti più gestibili per quanto riguarda le assunzioni. Sono società per azioni per lo più. Lo scopo societario di una società per azioni è quello di fare utili. Utili e dividendi da dare ai soci. Il loro scopo societario non è quello dell'azienda speciale di diritto pubblico, cioè di dare un servizio alla cittadinanza. Quindi nel momento in cui scegliamo una ragione sociale per gestire un servizio pubblico locale, stiamo dando un indirizzo a quello che riteniamo essere un bene comune o un bene da mettere sul mercato.